Ciao a tutti ragazzi, oggi è un giorno veramente speciale perché vi presenterò una mangaka italiana affermata e attraverso le sue creazioni conosceremo qualcosa di più sulla sua storia e di riflesso anche alcuni segreti che potrebbero tornarvi utile. Tra l'altro questa mangaka affermata si trova anche qui su YouTube, poi dopo ci sarà modo di spiegare tutti i riferimenti. Comunque facciamo un grande applauso virtuale fatto di manine e di emoticon che battono qui sotto forma di commento ad Elena Toma, in arte Tonki. Ciao a tutti, sono Tonki e ciao a Marionetta Matta che mi sta dando la possibilità di essere qui con noi in questo video e ciao a tutti voi che mi state guardando. Grazie a te Tonki per essere venuta sul mio canale, perché sai che insomma qui bazzicano molti disegnatori e tante persone magari hanno bisogno di conoscere, di sapere un po' come funziona il duro ma bellissimo mestiere di essere un mangaka qui in Italia. Quindi direi di cominciare con un po' di domande. Elena, quando nasce la tua passione per il disegno? Direi che nasce sin da quando ero piccola, guardando i cartoni animati che davano in TV su Italia 1 o su qualsiasi rete locale che passasse da casa mia, mi sono resa conto che adoravo quel modo di disegnare e che a mia volta avrei voluto disegnare in quel modo, quindi ho cominciato all'inizio copiando i disegni dei cartoni animati. E poi da lì è partito tutto quanto. Ti capisco, perché la passione per il disegno anche a me è venuta proprio guardando i cartoni animati. E come noi due penso che ci siano tante altre persone che hanno iniziato i loro primi passi nel disegno proprio grazie ai cartoni animati, alla televisione, adesso anche su internet. Ecco, però tu sei riuscita dove tanti ancora non sono arrivati. So che hai già pubblicato diverse opere. Quale percorso artistico hai fatto per poter raggiungere tali obiettivi? Allora, all'inizio in realtà ho disegnato poco, tenete conto che io ho fatto liceo scientifico, quindi disegno proprio zero, a parte quello tecnico in cui tra l'altro non andavo neanche tanto bene. E subito dopo mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti, dove però ho studiato grafica pubblicitaria ed editoriale, quindi anche lì disegno poco. Dopo la laurea però ho scoperto questa scuola, l'Accademia Europea di Manga, e quindi da lì subito mi sono innamorata di questa scuola, mi sono voluta iscrivere e da lì insomma ho iniziato a studiare il fumetto manga con cognizione di causa. Dopodiché sono stata anche in Giappone 2 mesi, ho fatto uno stage lì in un'università di Tokyo, la Yoyogi Animation Gakuin, dove ho studiato tecnica manga proprio con degli insegnanti giapponesi e anche lì mi si è aperto un mondo. Quindi sì, più o meno ho cercato di studiare bene questa tecnica. Guardando i tuoi fumetti si capisce che c'è dietro uno studio e anche una crescita. Attualmente a cosa stai lavorando? Attualmente sto lavorando a 3 serie manga contemporaneamente. La prima è Sam, di cui al momento sono usciti i primi 2 volumi. Dopodiché sto lavorando a Energeia, un'altra serie manga di cui però mi occupo soltanto dei disegni perché la sceneggiatura l'ha fatto Maslaking, che è poi anche mio marito, ma questo è una cosa che magari non mi interessa. Entrambe sono pubblicate dalla casa editrice Casa Obake in Italia, perché sto lavorando anche per la Francia, per la casa editrice H2T Edition, per la quale sta per uscire una mia serie manga, che è tra l'altro anche il mio primo shoujo, però non è ancora stata annunciata, quindi non posso ancora dirvi né titolo né nient'altro, quindi... Alla faccia quante cose fai! So che la vita del fumettista è piena di impegni, di scadenze e molto spesso ci chiediamo come fate a far quadrare il bilancio di tutte queste attività. Beh, fondamentalmente è molto triste da dire, ma non ho vita sociale, quindi in questo modo riesco a star dietro le scadenze. Scherzi a parte, in realtà è fondamentale scalettarsi il lavoro. Io ho la scadenza, so che mi mancano tot giorni per raggiungere quella scadenza, quindi divido il lavoro esattamente per questi giorni, insomma, di tempo che ho per finirlo e so quanto devo lavorare al giorno. Poi vabbè, in genere capita che non riesco a stare dietro la scaletta, quindi poi si arriva proprio sotto la scadenza che devo fare molto più del dovuto in quella giornata, quindi finisco per non dormire la notte, ma quello perché sono deficiente io. Normalmente scalettandomi il lavoro è l'unico modo in cui riesco a star dietro a tutte queste cose. Questa è una domanda che faccio a tutti, quindi la faccio anche a te. Quali sono gli autori che più hanno condizionato il tuo modo di disegnare? Prima di tutto l'autrice che ho iniziato ad ammirare seriamente
prima di ogni altra cosa è Rumiko Takahashi, la disegnatrice di autrice, disegnatrice di Ranma Inuyasha, la Mu, sicuramente saprete di chi parlo. Dico lei perché nel periodo in cui ho deciso che volevo fare manga nella vita, stavo guardando Inuyasha, appunto, ed è stato proprio quell'anime a farmi decidere che avrei voluto fare questo nella vita. Prima disegnavo, sì, vabbè, per divertimento, non avevo proprio come obiettivo, nella vita voglio fare questo. Mentre grazie a lei ho capito che questa era la strada che volevo intraprendere. Quindi lei sicuramente mi ha influenzata tantissimo, sia nel modo di raccontare che nel modo di disegnare. Poi vabbè, andando avanti, il mio stile si è evoluto parecchio, ho cominciato a leggere veramente tanti manga, a guardare tantissimi autori e quindi da ciascuno di loro poi ho preso qualcosina fino ad arrivare a quello che è il mio stile attuale. Per esempio, ammiro tantissimo le Clamp. Il loro modo di illustrare, mettere tutti quei dettagli nelle illustrazioni, sono veramente bravissime. E poi mi piace tantissimo anche la mucca, non mi viene il nome, Hiro Murakawa, ecco, l'autrice di Fullmetal Alchemist, anche lei mi piace tantissimo, soprattutto mi piace il suo character design. Lei riesce a fare veramente tantissimi personaggi e sono uno diverso dall'altro, cioè non hanno tutti la stessa faccia, è bravissima lei. E quindi anche lei mi ha influenzata veramente un sacco e cerco di variare anch'io per quello che posso. Devo ancora fare molta strada, però. Parliamo della tua ultima fatica, Saam, edito da Casa Obake, il prezzo 6,90 €. Che genere è? Di cosa parla? Dici qualcosa al riguardo. Saam è un manga di genere fantasy avventuroso. Come target è shonen, cioè rivolto a un pubblico di ragazzi, ma in realtà non proprio, nel senso che è vero che è uno shonen, però ho molte lettrici che sono delle ragazze e anzi voglio cercare di fare in modo che sia apprezzato anche da molte ragazze, perché voglio focalizzarmi non soltanto sull'azione e sui combattimenti, ma anche molti feels, sentimenti e cose del genere. È di genere fantasy avventuroso, come dicevo, e parla di una storia di vendetta, o meglio, sono due vendette incrociate. Vi spiego meglio cosa intendo. Abbiamo questo mondo fantasy dove c'era un'antica razza che si credeva che fosse estinta. In realtà non è così, perché sono rimaste le ultime due sorelle esponenti di questa razza, la razza degli Elian, che vogliono vendicarsi per ciò che è accaduto al loro popolo. Nel far questo, loro fanno qualcosa che non vi spoilerò, che ha delle conseguenze nei territori circostanti. Conseguenze che subisce il protagonista Sokar, che fa parte di un'altra razza, quella saamiana, quella che al momento occupa la maggior parte del globo, diciamo la razza dominante. Questo ragazzo subisce queste conseguenze, non vi dico cosa ovviamente, e a sua volta vuole vendicarsi di ciò che gli succede. Lui non c'entra assolutamente nulla con le due Elian, semplicemente ha la sfiga di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E quando capisce che quello che gli è successo è stato provocato da queste due tizie, vuole assolutamente partire per trovarle, per appunto vendicarsi. Per far questo, lui fortunatamente entra in contatto con un altro personaggio, Radios, il quale in realtà in passato si scopre che ha avuto a che fare con queste due alien e a sua volta lui le sta cercando per un altro motivo, che ovviamente non vi posso dire. Quindi lui gli si appiccica tipo cozza e lo costringe a portarlo con lui nel suo viaggio perché sa che in questo modo potrà incontrarle. E tra i due si creerà un rapporto di maestro-allievo, perché Radios è un Mahjong, ovvero una specie di mago molto potente. E anche Sokar possiede dei poteri magici latenti e vuole imparare a sfruttarli, quindi si creerà questo rapporto maestro-allievo tra i due, comincerà la loro avventura e poi da lì parte la vera storia, dove incontreranno altri personaggi, faranno cose, succederanno un bel po' di cosette, ecco. Adesso una domanda sulle tue meravigliose tavole, le trovo veramente molto belle, piacevoli, pulite, sono ricchissime di dettagli, ragazzi, se avrete modo di poter prendere un volumetto di Elena Toma in mano vi renderete conto di quello che sto dicendo. Quindi per fare una tavola così complessa, quanto ci metti? Quanto tempo impieghi? Innanzitutto, grazie mille del complimento. Io non ragiono a tavoli in realtà. Dovendo farne veramente tante per la scadenza, io in genere faccio prima così, ovvero realizzo prima, vabbè, tutto il name della storia, cioè del volume. Dopodiché faccio tutte le matite, sempre del volume, dopodiché tutti gli inchiostri e alla fine metto i retini. Quindi in realtà mi è difficile dire quanto tempo ci metto a fare una tavola, poiché in realtà io vado a passaggi per tutto quanto il volume. Mi è capitato in passato di realizzare tavole complete
Cioè, non con questi passaggi, ma proprio tavola 1 finita, tavola 2 finita, eccetera. Mi è capitato. E se sono veramente ta sono tanto sotto pressione, riesco a farne anche 3 complete al giorno. Però è un ritmo che non riesco a tenere a lungo perché significa praticamente non dormire la notte. Quindi diciamo che per andare sul sicuro ne riesco a fare una e mezzo, due massimo, ecco, di più ci riesco, ma muoio. Parliamo adesso di case editrici. Alcuni lamentano il fatto che sia un po' complicato riuscire ad emergere attualmente nel panorama italiano. Anche per te è stato così? Allora, devo dire la verità, io ho avuto culo. No, non si può dire. Questa parte la tolgo, la lascio. Che faccio? Taglia. Taglio? Vabbè, la taglierò e invece la lascerò. Devo dire che in questo senso io ho avuto parecchia fortuna, perché nello stesso periodo in cui ho iniziato a postare i miei lavori online, era anche il periodo in cui in Italia stavano nascendo le prime case editrici interessate a coloro che pubblicavano, che disegnavano in stile manga. Quindi sono stata contattata da una DS e ho cominciato a lavorare, insomma, con lei. Dopodiché, i diritti di Sam, che era l'opera che appunto avevo proposto, sono passati a casa Obake. E quindi da lì poi è partita la collaborazione con questa casa editrice, collaborazione che in realtà io avevo già iniziato perché sempre a causa di questa fortuna che ho avuto, anche casa Obake in passato mi aveva contattata per pubblicare un'opera con loro. Però con casa Obake stavo pubblicando Energeia, ovvero l'altra opera di cui mi occupo solo di disegni di cui vi avevo parlato prima. Quindi già avendo a che fare con casa Obake per quest'altra opera, poi è stato praticamente naturale poter pubblicare anche Sam con loro, quindi sì, diciamo che ho avuto fortuna. In ogni caso, per chiunque fosse interessato a proporsi una casa editrice italiana, devo dire che il periodo è ancora molto buono, perché è vero che ormai sono passati un paio d'anni da quando c'è stato questo boom iniziale, però il mercato del manga in Italia sta crescendo sempre di più e queste case editrici sono sempre alla ricerca di giovani autori, quindi ragazzi, buttatevi. Beh, leggendo Saham ho riscontrato una certa completezza che non è facile trovare in un fumettista, una completezza d'insieme, quindi non solo la creazione di belle tavole, un modo di disegnare uno stile particolare, ma anche una narrazione efficace, una sceneggiatura efficace, inquadrature, utilizzo dei retini, sfondi. Insomma, ho notato che c'è della sostanza e penso che, insomma, questa cosa abbia fatto gola agli editori. Qui sul canale Marionetta Matta ci sono un sacco di ragazzi che hanno voglia di disegnare e che vorrebbero diventare dei fumettisti. Ecco, che consiglio ti sentiresti di dare a queste persone? Come ho detto prima, buttatevi, non abbiate paura di mostrare le vostre opere agli altri, ma dovete anche fare attenzione a non essere troppo presuntuosi. Mi hanno raccontato chi gestisce casa editrice o comunque altri colleghi che molto spesso le proposte di pubblicazione che ricevono sono di persone che ancora hanno uno stile di disegno immaturo. Attenzione, non significa che non siano brave, chiunque può diventare bravo con l'allenamento. Semplicemente ancora non è il momento perché magari hanno qualche carenza da qualche punto di vista, come per esempio l'anatomia o la prospettiva, gli sfondi, si vede che devono ancora studiare, quindi non sentitevi già arrivati. In realtà nessuno è mai arrivato, anche chi già pubblica ha tantissimo da imparare. Io stessa, per esempio, ho un sacco di cose che ancora devo imparare. Ho avuto la fortuna di essere presa da una casa editrice, quindi dico, che bello, ma in realtà se posso avere modo di migliorare in qualcosa lo faccio ben volentieri per una soddisfazione personale mia e perché comunque ho interesse a regalare a chi mi legge, al mio pubblico, delle tavole sempre migliori. E così dovete fare voi, dovete sempre studiare, non abbiate paura di chi vi critica negativamente e anzi, se queste critiche arrivano da persone competenti come appunto un editore o comunque un disegnatore, qualcuno che comunque ne capisce, non fate il solito errore del tipo: ma sì, quello non capisce niente, non ha capito la mia arte. In realtà queste critiche, se vi arrivano, probabilmente perché queste persone hanno ragione. Quindi non abbattetevi e prendete queste critiche costruttive come degli spunti per migliorare. Soltanto in questo modo potrete
diventare veramente tanto bravi e poi arrivare un giorno alla pubblicazione. Elena, ti ringrazio veramente di cuore per questa collaborazione. È sempre bello vedere come autori italiani riescano ad affermarsi con i loro manga. Dove possiamo trovarti? Dacci qualche indirizzo e alcune date. Io in genere sono presente a tutte le fiere del fumetto cui è presente la mia casa editrice, Casa Obache. La prossima al 100% a cui sarò presente è il Cartoomix di Milano. Non so se faremo anche la fiera di Bologna a febbraio, il Bologna Nerd Show, non lo so perché non abbiamo la conferma, però sicuramente faremo il Cartoomix, il Romix di aprile, il Napoli Comic Con a maggio, credo, poi faremo Etna Comics, Rimini Comics. E vabbè, poi Lucca Comics dell'anno prossimo, quindi più o meno vi ho detto le fiere più importanti di tutto il 2019 a cui sarò presente. Se verrete a trovarmi, mi trovate allo stand di Casa Obache, con entrambe le mie opere che pubblico con questa casa editrice, Energeia e SAM. Potete chiedermi dediche, sketchini, tutto quello che volete sui volumi, io sono lì apposta per farvi le firmine. Se volete venirmi a trovare, mi fa piacere, anche soltanto per un saluto. È stato un vero piacere, Elena. Noi ci vedremo in qualche fiera, anche perché mi devi sketchare il secondo volume di Sam. E per tutti voi ragazzi trovate i link per raggiungere Elena Toma e anche le sue creazioni direttamente nelle info di questo video. C'è anche il link utile per andare sul suo canale YouTube. Iscrivetevi perché ci sono veramente dei tutorial interessanti. Ciao a tutti, grazie per essere arrivati fin qui e grazie ancora a Marionetta Matta per avermi dato questa possibilità di essere in uno dei suoi mitici video. Ciao! Salutiamo Elena e noi passiamo alla seconda parte di questo video con il contest time. Benvenuti nella seconda parte di questo video in cui lancerò il contest della settimana. Intanto state vedendo nella parte destra del video coloro che hanno raggiunto e superato i 30 like per i loro disegni e quindi meritano di essere visualizzati. Poi alla fine ci sarà anche il podio e la menzione speciale data dal sottoscritto. Tra l'altro ci tengo a ringraziarvi perché state partecipando in tantissimi a questi contest e non può che farmi piacere, al punto che ho dovuto scorporare le correzioni dei vostri disegni che solitamente facevo nelle live e inserirli in un apposito scomparto. Quindi con tutta probabilità ogni lunedì d'ora in poi alle ore 19 farò un'altra live in cui andrò a correggere i vostri disegni. Per poter ricevere delle correzioni vi basterà andare nella mia community di Amino, trovate il link nelle info di questo video, e poi andare a postare il vostro disegno nella categoria Correggo i vostri disegni. Più facile di così veramente non si può. Ma dobbiamo lanciare un contest e siccome siamo nel mese di dicembre ho deciso di fare questo contest speciale. Un contest natalizio. Il tema è il seguente: Babbo Natale figo. Ok, dovete disegnare Babbo Natale in una versione figheggiante, che sia muscoloso, che ne so, che sia a petto nudo, oppure magari magro, però che ne so, con dei lineamenti particolari, dei capelli particolari, non lo so, inventate qualcosa, fate un Babbo Natale figo. L'importante chiaramente è che si riconosca Babbo Natale, ok? Deve essere Babbo Natale. Sono sicuro che questo contest vi stimolerà, anzi già lo sta facendo. Mi raccomando, una cosa molto importante, postate il vostro disegno nella categoria giusta perché altrimenti non sarà visualizzato durante la live. La categoria è Contest Live, ok? Quindi sia che postiate il vostro disegno nella community di Amino, lo spero proprio perché fra poche settimane quella di Google Plus la chiuderemo definitivamente, sia se invece posterete il vostro disegno nella community di Google Plus, in ogni caso la categoria dovrà essere Contest Live, ok? Come sempre il contest scadrà ufficialmente alle ore 19 di mercoledì prossimo, quando inizierà la live. E questi sono coloro che hanno vinto il contest di questa settimana, la mia Cyborg Girl. Ragazzi, vi abbraccio di cuore, grazie mille per essere arrivati fino in fondo a questo video e ci vediamo prossimamente. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua!